Prima ironicamente parlavo di avere la, non potevo dire molte cose perché sostenevo di avere la gola secca. E in effetti era vero. Non mi è quotidiano emozionarmi, prima lo dicevo anche a degli amici, però arrivato qua dentro, è incredibile dirlo, ho rivisto i dipinti miei come se fosse la prima volta che li vedevo. Probabilmente lo spazio, l'ordine, il ritmo col quale sono stati esposti era come se un estraneo entrasse, cioè io, a vedere i miei quadri stessi. E li ho rivisti in questa sala esposizioni che devo ammettere è di una bellezza, di una taratura internazionale. E passeggiare in queste sale e rivederli con il ritmo col quale sono stati esposti. Effettivamente mi ha seccato la gola, non solo per le bellissime parole che ho sentito prima. Quindi per me è un grande onore essere qua ed è una gioia poter esporre in una patria che considero anche la mia ormai, visto che la frequento da 25 anni. Questo rapporto con l'Ungheria è iniziato sì per motivi familiari, mia moglie, gli affetti proprio verso questa nazione. Ma si è sviluppato riempendolo di contenuti molto più spessi, molto più antichi, molto più lontani, che si chiama, molti la chiamano cultura. In realtà la luce, i tempi, la storia, le emozioni, il carattere, le simpatie di questa gente, di questa nazione, hanno riempito molto questi spazi che io ho lasciato vuoti. Di questi interni, di queste stanze. Molte volte mi hanno rivolto la domanda: ma dove sono queste case? E io amo rispondere che queste case sono soprattutto le case che ho dentro nel cuore, sono degli spazi ideali dove però l'Ungheria ha avuto un'importanza fondamentale per crearli, per metterli, per comporli. In realtà sono composizioni, non sono riproduzioni di uno spazio che esiste veramente. Come se alcuni ambienti non bastassero da soli a essere dipinti, ma avessero bisogno di un'ulteriore modifica che io sempre apporto nei miei lavori. E questa modifica è fatta dalle emozioni che l'Ungheria tantissime volte mi ha dato. Non l'ho mai nascosto in Italia, infatti molti in Italia pensano che io vivi sempre qui in Ungheria, da quanto la amo. E molti ungheresi credono che io viva quasi sempre in Italia. Non è vera nessuna delle due cose, tutte e due le cose hanno un profondo peso nella mia vita. La luce di certi luoghi non è solo una luce fisica, non è solo una luce tecnica o una luce dovuta alle stagioni, è proprio una luce del sentimento. Le famose case dell'anima non sono una semplice invenzione di un bel titolo di un libro, sono concetti filosofici che partono da emozioni antichissime, parliamo di millenni fa. Portarle oggi in pittura, dove la pittura diventa quasi obsoleta, io la vedo sempre come un mezzo che stava quasi scomparendo, grazie a Dio invece i sintomi ci sono. Ho visto anche di recente a New York c'è la nuova Accademia di Arte Figurativa che è una scuola spaventosamente bella e veramente moderna, dove le idee frullano proprio, si sentono palpitare, si sentono la pelle che accarezzano e questo mi dà grande coraggio. L'ho ritrovata anche qua in Ungheria, soprattutto in alcuni concetti e in alcuni pensieri espressi da grandi critici o da certi storici dell'arte. Peter, non di sicuro ultimo tra questi, anzi, proprio l'ultima visita che ha fatto a Padova abbiamo sottolineato certi concetti dove eravamo perfettamente d'accordo, in sintonia. Non esiste astrazione figurativa, esiste messaggio, esiste emozione e esiste nulla. Il messaggio molte volte è raffigurato con dell'astrazione o con del concettuale, del minimalista, quel che si vuole. Il nulla molte volte è figurativo, molte volte è astratto. Il nulla si nasconde dietro a tanti stili. Non distinguiamo queste due famiglie. Io penso di aver dato in questa mostra proprio tutto me stesso, ho voluto darlo sapendo il destino di questa mostra, di questi quadri che qui in Ungheria venivano
e ho messo non solo la luce dal mio cuore, non solo le case del mio cuore, ma anche, adesso posso dirlo con la gola un po' secca, l'esposizione del mio cuore. E grazie di cuore.